Ehi la ciurma, io sono Mazza Tess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Siamo qui nella campagna di Jace Beleren e teoricamente dovremmo concludere oggi con l'ultima sfida in cui dovremmo andare a confrontarci con il nostro maestro Alhamaret. Dopo 2 anni di addestramento hai scoperto la verità. Alhamaret ti ha usato come intermediario, vendendo informazioni a entrambe le fazioni e cancellando regolarmente i tuoi ricordi. Ti ha persino tenuto all'oscuro sulla tua natura di Planeswalker. Quando la affronti, la Sfinge scatena uno sconvolgente attacco psichico. E naturalmente questo, in realtà era stato già intuito quando c'era stata la sfida prima con Alhamaret. Alhamaret è troppo potente per essere sconfitto in uno scontro fisico, privalo delle sue risorse mentali costringendolo a pescare dopo aver svuotato il suo grimorio e vincerà a dispetto dei suoi punti vita. Sì, ok, è proprio quello di cui si discuteva l'altra volta, cioè il mazzo di Jace è fatto perché devi fare esaurire il mazzo all'avversario. Di conseguenza abbiamo bisogno della tutela della Sfinge per sconfiggere la Sfinge. Ora non abbiamo questa tutela della Sfinge, però abbiamo abbastanza isole, abbiamo la divinazione che può esserci utile, però non abbiamo neanche creature giocabili inizialmente, dato che la situazione non è particolarmente alla nostra portata, peschiamo un altro mazzo. E la situazione è praticamente identica, salvo il fatto che abbiamo una terra in più. E una terra in meno abbiamo il fantasma cieco e invertire il flusso. Per evitare di pescare meno carte facciamo che mantenere la mano, sperando che ci vada bene questo giro. Ormai la tattica la conosciamo, l'unica cosa è questione di aver fortuna alla fine. Allora abbiamo pescato il nostro carissimo drago fantasma, che tanto non ci servirà fino a qualche turno più in là, sempre se saremo fortunati con le isole. Allora, lui già ha giocato 2 isole. Probabilmente avrà... tutela della Sfinge, ottimo, ma non possiamo giocarla adesso e invertire il flusso non ha alcun senso. Quindi passiamo il turno, però almeno sappiamo che il prossimo giro potremo giocare la tutela della Sfinge. E ci è andata bene, anche se non l'abbiamo avuto all'inizio, nelle prime carte, ma tanto non avremmo potuto giocarla subito, quindi ci è arrivata al momento in cui possiamo giocarla. Oddio, allora, un custode degli enigmi. Creatura omuncola. Ogni qualvolta una creatura attacca te o un planeswalker che controlli il controllore di quella creatura, mette le prime 2 carte del suo grimorio nel suo cimitero, quindi non dobbiamo mai attaccarlo. E questo ci va molto comodo, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di attaccarlo, vogliamo semplicemente fargli finire il mazzo. Anche perché 40 punti vita non è che sia un gran divertimento. Allora, io non andrei con il fantasma cieco, ma andrei appunto di tutela della Sfinge. In seguito potremmo anche utilizzare la divinazione, che è molto comoda perché fa pescare 2 carte e quindi gliene fa scartare 2 volte. Allora, lui ci attaccherà probabilmente per infliggerci un danno gratis. E speriamo che non abbia creature troppo potenti. Questa è molto buona come difesa, ma non è granché di attacco. Se non ha tanto di attacco non siamo troppo... Barriera sospesa, perfetto, difensore volare, ma adesso è un 0-6 e quindi non ci dà nessun fastidio. Sembra molto sul difensivo il suo mazzo ora come ora, ma questo non lo salverà per niente dai nostri incantesimi di tutela della Sfinge. Ottimo. Allora, non abbiamo più mana da giocare, allora io direi di pescare 2 carte. Così abbiamo anche del mana, ottimo. E gli facciamo scartare 2 volte. Ottimo, 1 da 4 e 1 da 2. Adesso non possiamo fare assolutamente nulla, ma tanto lui ci infliggerà un danno e boom. Attaccherà, esatto, attacca con quel suo omuncolo. Noi non blocchiamo, ma tanto scendiamo a 18. Se ci toglie un punto vita a turno non è una situazione molto grave. Ah, cribbio. Noi abbiamo eliminare per fortuna, che dovrebbe impedirgli di utilizzare la tutela della Sfinge. Ora non so se giocare un'altra tutela della Sfinge o usare eliminare. Ma eliminare non abbiamo abbastanza mana.
o non lo considera come magia. Questo qua è un incantesimo, non è considerato come magia? No. Probabilmente no. E quindi giochiamo un altro tutelo della Sfinge. In questo caso siamo comunque avvantaggiati per il fatto che siamo con due tutele delle Sfinge e l'abbiamo giocata prima di lui. Il problema è effettivamente che non è detto che lui non ci freghi con la sua tutela della Sfinge, perché potrebbe avere delle carte che gli fanno pescare. Effettivamente mi sembrava strano che lui, cioè la Sfinge, non avesse la carta della tutela della Sfinge. Vediamo quanto scarta. Ah. Sì, ottimo. Allora, un'isola, cosa giochiamo adesso? Giocherei una creatura, visto che non abbiamo altro di interessante. Qua non possiamo utilizzare l'abilità, no? Perché abbiamo bisogno di un'isola in più. Allora, a questo punto andrei anche con il drago fantasma per impedirgli di attaccarmi. Non bueno. Non bueno. In realtà non è una questione grave, perché non è preoccupante quel danno che ci fa a turno. L'unico fatto è che evitarlo sarebbe stato molto più avvincente, ecco. Forse è stato un mio errore giocare subito la creatura più forte che avevo. Allora, siamo in una situazione di vantaggio. Allora, 27, 25. Poteva scartare anche un po' di più, eh. Ah, questo qua è molto interessante. Cercamenti di Jace, è nuova. Creatura illusione pesce. Volare. Quando Cercamenti di Jace entra nel campo di battaglia, un avversario bersaglio mette nel suo cimitero le prime 5 carte del suo grimorio. Puoi lanciare una carta istantanea o stregoneria scelta tra esse senza pagare il suo costo di mana. Ottimo, però non posso giocarla perché non abbiamo abbastanza mana. Allora io andrei, non abbiamo neanche la maga che ci può aiutare. Allora io a questo punto andrei con un guerriero cieco, tanto è abbastanza indifferente. Eccocelo secca. Però pescando lui esaurisce il mazzo, non è che sia tanto a suo favore questa strategia. No, non gioco quello perché non mi serve a niente. Non è che siamo poi tanto in vantaggio, lui è 21 e noi è 28. È pieno di incantesimi probabilmente perché di creature non ne sta giocando. Ah, ecco, ne gioca una. Sfinge del campanile. Ok. Quindi non conviene assolutamente picchiarle quelle. Dobbiamo cercare più che altro un modo di fargli esaurire il mazzo più velocemente. 17, 15, non può scartarne di più, poco di meno. Allora io andrei col cercamento di Jace. Uno per fargli scartare le 5 carte, due perché... Ah, eccola. Niente, vabbè, ci abbiamo provato. Ah, dei counter abbastanza validi. Ok, adesso ci infligge 3 danni, ma non è grave perché credo che i mazzi finiranno prima della nostra vita. Banco di nebbia, vabbè, non è un problema, è in difesa. Ma attaccare non serve a niente. Allora, vediamo cosa... Allora, da 14 passa... Solo 2 ne scarta. Solo 2 ne scarta, Cribbio. Sì, sì, effettivamente userei questa. Pesca una carta, poi scarta una carta.
Allora, io scarterei questa. Conferma. E farei scartare a lui due volte. 4, ottimo. Sì, e altre 4. Ottimo, ottimo. Siamo in una situazione davvero favorevole. Ora lui ci fa scartare, ma... niente, 4. Ce ne fate scartare, che è un buon numero. Però noi siamo riusciti a fargliene scartare 8 in un solo turno. E il prossimo giro sarà l'ultimo per lui, perché gli rimane una sola carta. Non è stata neanche particolarmente complessa questa. Cioè, una volta entrato nell'ottica che devi vincere con quella, con quella strategia, boh. Il fatto è che la terza battaglia, quella che abbiamo fatto contro i ribelli, è stata molto più complicata che non le altre due successive. Anche per il fatto che, non so come mai, le tutele delle sfinge erano molto più difficili che uscissero. Non so se il mazzo cambiava anche come frequenza di... della presenza di sfingi, ma... vediamo se me lo counter anche sto giro. No. Però tanto non serve a niente, perché lui non ha carte, quindi... ah, mi fa tornare quello in mano. Ma chi se ne frega, tanto hai perso ormai, quindi... continua. E Alhammaret ha perso. Allora vediamo un attimo com'è la situazione di conclusione della campagna di Jace Beleren. Ci sarà una cutscene probabilmente. Sì, è un po' buggato qua, Comunque, anche Jace è passato in un altro mondo, è diventato un Planeswalker. Qualcosa, entrambe le vostre menti. Durante il combattimento la tua scintilla di Planeswalker si accende, mandandoti sul piano di Ravnica e lasciando alcuni preziosi frammenti della tua memoria intatti. Mentre cerchi di riassemblare la tua identità, inizi a considerare questa città che si estende per l'intero piano come un luogo che potrai finalmente chiamare casa. Boh, non sapremo mai che cosa diceva quel pezzo di testo mancante, però... è conclusa anche la campagna di Jace Beleren. Nel prossimo video inizieremo la campagna di Liliana Vess, che a quanto pare avrà un mazzo nero. E visto che abbiamo 150 monete, andrei a fare uno spacchettamento di una busta. Compra una, esatto. Allora, conferma l'acquisto. Vediamo un attimo che cosa c'è. Ok, apri busta. Non sarà funzionale alla campagna, però è sempre interessante. Allora, vediamo un attimo, abbiamo Cavaliere della Via del Pellegrino, un cavaliere umano con rinomare 1. Quando questa creatura infligge danno da combattimento a un giocatore, se non è rinomata, metti un segnalino +1/+1 su di essa e diventa rinomata. Una succhia sangue rabbioso, volare. Ogni giocatore perde 2 punti vita. Fame Sacrilega distrugge una creatura bersaglio, Segugio Infernale Ardente. Torbido di Zendikar. Questa carta Planeswalker Chandra, che non abbiamo ancora giocato, come... non mi ricordo come facevi a ruotare la carta. Perché è double fast questa. Vabbè, boh, non mi ricordo. Bien. Perfetto. Questa qua è Chandra Nalar.
Nissa Revan. Ok, perfetto, allora noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, il link della mia pagina Facebook è in descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video di Magic Duels Origins lunedì prossimo. Ciao a tutti!